Matteo il capitolo 16, dal verso 13. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro: e voi che dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa è una buona domanda che Gesù fa, e quindi con una buona domanda merita una giusta risposta. Gesù fa anzi due domande ai discepoli, e la prima è rivolta a quelle che pensano gli altri su chi è Gesù, e poi invece la seconda domanda è rivolta proprio a loro, ai discepoli: e voi cosa dite che io sia? E noi notiamo che nella vita di Gesù, sapete, Gesù ogni tanto interrogava i discepoli. A quale scopo Gesù interrogava i discepoli a volte? Perché in quel momento voleva sapere, voleva sentire, conoscere cosa pensavano di lui, quello che c'era nel loro cuore, se avevano fatto un'esperienza veramente, se avevano capito chi era Gesù. Quindi a volte Gesù non solo faceva domande ai farisei, ai giudei, ai sacerdoti, ma le domande che faceva ai discepoli avevano lo scopo appunto di formarli, di equipaggiarli e di aprirci gli occhi. Alleluia. Quindi noi lo vediamo, è una caratteristica nella vita di Gesù. Più importante appunto della opinione degli altri è il loro atteggiamento nei suoi confronti. Che cosa era più importante? Non tanto, Gesù non era preoccupato per quelle che gli altri tanto pensavano di lui, ma Gesù era, per lui era più importante di quello che i discepoli in quel momento con i quali lui stava pensavano di lui, chi fosse. Ora qui Gesù rivolse ai discepoli due domande. La prima era, abbiamo detto, a carattere generale, a cui risposero informandolo che la gente vedeva in lui una persona, diciamo, fuori un po' dal comune. Infatti, quando Gesù chiese: cosa dicono che gli altri che io sia? E Pietro, ma anche insieme ai discepoli, cosa risposero? Risposero proprio così: alcuni dicono che tu sei Giovanni il Battista. Infatti pensavano che Giovanni il Battista fosse risuscitato, perché voi sapete che Giovanni il Battista morì, fu decapitato, gli tagliarono la testa perché era un profeta di Dio, perché diceva la verità, perché era lì che stava preparando la via del Signore. Quindi alcuni pensavano che fosse risuscitato, alcuni pensavano, e fosse Giovanni il Battista che era risuscitato e che continuava ancora a predicare. Avevano queste idee alcuni. Altri pensavano che lui fosse Elia. Elia, voi sapete Elia è stato un profeta di Dio nel Vecchio Testamento, e che fosse risuscitato anche Elia e che era forse presente in mezzo a loro. Altri ancora dicevano Geremia. Geremia, noi sappiamo che c'è il libro di Geremia. Geremia fu anche un profeta di Dio, il profeta di Israele. Quindi vedete, la gente aveva un'idea su chi fosse Gesù, aveva un'idea sbagliata, aveva un concetto sbagliato. Pensavano che Gesù fosse un profeta risuscitato, un Geremia, un Elia, un Giovanni il Battista. Quindi sicuramente erano fuori strada, non c'entrava proprio niente su quello che era veramente il vero Gesù. E oggi Gesù, noi possiamo
Ecco, abbiamo parlato che siamo stati in mezzo alla gente ieri sera, anche in altre circostanze, siamo andati fuori. E penso che alcuni di noi abbiamo un po' detto quello che come la pensano su Gesù, no? Cosa abbiamo detto? Emanuele diceva ci sono quelli che hanno un'idea religiosa su Gesù. Perché se noi facessimo la stessa domanda ai catanesi, per te chi è Gesù? Io penso che avremmo delle risposte diverse. È vero? Sì o no? Cosa pensi che sia Gesù per te? Cosa risponderebbero le persone se noi facessimo questa domanda? Avremmo risposte diverse. Se noi dicessimo, se noi chiedessimo, chi è Gesù per te? Allora qualcuno potrebbe rispondere e dire, ma Gesù è stato una brava persona, un uomo buono. Questa è una delle risposte che noi potremmo avere. Qualcun altro potrebbe dire, Gesù è stato un profeta. Qualcun altro potrebbe dire, Gesù è stato una persona che è andato in giro facendo del bene, facendo dei miracoli. Qualcun altro nella religione potrebbe dire anche, Gesù è un angelo. Sapete chi pensa chi è Gesù? Le persone che pensano che Gesù sia un angelo, sapete chi sono? I testimoni di Geova. I testimoni di Geova credono che Gesù è un angelo creato da Dio. Voi lo sapevate questo? Ora lo sapete. Il primo angelo creato da Dio, non uno degli angeli. Il primo angelo creato da Dio, un angelo. Vedono Gesù come il primo angelo, un angelo. Quindi se noi dovessimo fare questa domanda ai nostri amici, testimoni di Geova, ci dicono che Gesù è il primo angelo creato da Dio. Se noi dovessimo fare questa domanda ai musulmani, loro credono a Maometto come profeta, voi sapete che i musulmani, per loro il loro profeta è Maometto, lo sapevate questo, no? Sì o no? Ma se parlate con loro, loro dicono che Maometto è il profeta più grande di Gesù. Quindi vedete, avremmo delle risposte diverse. Per qualcun altro Gesù, la risposta potrebbe essere, per me Gesù è questo, quindi ti mostrerebbe forse un crocifisso con una persona fissa. E penserebbe che Gesù sia qualcuno su un quadro, su una cornice, su un capezzale. E loro potrebbero dire, per me Gesù è questo, ma Gesù non è quello, noi lo sappiamo. Quindi le risposte che noi avremmo da fuori sarebbero molteplici, sì o no? Sì o no, ci siete? Ma Gesù stasera chiede a te, ma tu cosa pensi che io sia? Io venuto in persona come uomo, non dovete rispondere. Non dovete rispondere a me. La domanda la fa a te stasera, a me. Ma tu cosa pensi che io sia? Non dovete rispondere, dovete rispondere a voi stessi. Dobbiamo esaminarci stasera, dobbiamo cercare di capire chi è Gesù per te. Perché mentre fuori Gesù potrebbe essere qualcuno dal quale possiamo chiedere aiuto nel momento di bisogno. Voi sapete che ci sono le persone che per loro Gesù è una persona che lo cercano quando hanno bisogno di aiuto. E loro hanno un concetto di Gesù in questo modo, in questa maniera. Quando io ho bisogno chiedo a Gesù, quando sto bene non lo cerco più. Quindi cercano Gesù nel momento del bisogno. Per altri Gesù è a Natale, a Pasqua, quando ci sono le feste, poi si dimenticano. Ma Gesù stasera la domanda la fa a noi. Non è tanto
A noi ci serve per capire, per aiutare le persone a far conoscere il vero Gesù, chi è Gesù. Ma la domanda la fa a noi stasera il Signore. Quindi noi dobbiamo stasera vedere e conoscere e imparare stasera dove Dio, il Padre, ci vuole portare stasera, verso il Figlio, per noi, per me e per te. Ieri sera abbiamo incontrato una, forse Francesca con Laura, mi hanno detto c'è una signora che vorrebbe la preghiera, se possiamo pregare. Ho lasciato e sono andato per pregare insieme a loro per questa donna. E mentre eravamo lì ho detto ma per che cosa vuole che preghiamo? E questa donna ha detto due cose, preghiamo per la salute e per il lavoro. Vedete? Per loro Gesù è una persona dal quale li deve aiutare a dare salute e lavoro. Chi promette salute e lavoro oggi, secondo voi? Chi promette nel mondo, tra la gente, attraverso la televisione, i giornali? Chi promette amore e salute? I maghi, i cartomanti. Quindi per alcuni Gesù è come se fosse un mago. Qualcuno, per loro Gesù è qualcuno che li possa aiutare nell'amore, nella salute e nel lavoro. Infatti, perché ho fatto questa domanda? Per capire qual era, cosa c'era nel cuore di questa donna. Perché cosa vuoi che noi preghiamo per te? E questa donna rispose, salute e lavoro. Ora noi stiamo parlando, quando Gesù fece questa domanda ai discepoli di quello che la gente pensasse di lui, non è che Gesù la fece per giudicare o criticare le persone, ma per far rendere ai discepoli che i discepoli non dovevano pensarla come la pensavano fuori. Quindi noi stiamo facendo questo confronto non per criticare i nostri amici a Catania, attenzione, noi li amiamo, ma noi dobbiamo renderci conto che immagini si sono fatte di Dio, di Gesù, perché anche noi eravamo così un tempo, anche noi conoscevamo un Gesù diverso, non il Gesù della Bibbia, il Gesù vivente, e ci siamo fatti nel passato un Gesù a nostra misura, secondo i nostri pensieri, anche noi vivevamo in un'immagine sbagliata di Gesù, attenzione. Quindi ringraziamo Dio che Dio ci ha aperto gli occhi a noi e ci ha fatto veramente capire lo Spirito Santo chi è Gesù. Quindi noi non stiamo criticando la gente, anzi noi li dobbiamo aiutare, e se stiamo andando fuori ad evangelizzare perché noi li vogliamo aiutare a conoscere il vero Gesù, alleluia, a uscire da queste idee sbagliate su chi è Gesù, con la Bibbia, con la parola di Dio, perché abbiamo fatto l'esperienza. Alleluia. Ora la domanda è rivolta a noi stasera. E tu cosa pensi che io sia? Gesù dice a te stasera. Tu cosa pensi che io sia per te? Per te chi è Gesù? Eppure la voglio fare questa domanda, scusate. Sono curioso. È una. Non ce ne usciamo più. Dai, rispondiamo. Dai, siamo qui non per impariamo, siamo qui per imparare. Per Marcello è l'Eterno. Poi la risposta deve essere una, abbiamo detto. Già l'hai detto, tu hai dato la risposta. Ah, tu l'hai detto? Il suo personale salvatore. Poi il figlio di Dio mandato nel mondo, quello che ha detto Roberto. Poi
perché avete paura di rispondere? Per Laura Gesù è mio padre. Stiamo rispondendo bene, non stiamo andando fuori. Perché la gente diceva che Gesù era un profeta. Non è che stavano sbagliando, perché Gesù è stato un profeta anche. Quindi per qualcuno è un profeta. Profeta significa qualcuno che mi può dare una parola da Dio. Quindi vedevano Gesù come qualcuno che gli dava una parola in quel momento, una parola profetica. Il profeta è questo, è uno che ha parole, oracoli da parte di Dio, parole da parte di Dio da comunicare a qualcuno o alla gente. Come il profeta è questo. Quindi forse anche questo oggi, alcuni vogliono un Gesù come un profeta. Si accontentano solo di avere una parola di incoraggiamento, quindi cercano Gesù cercando parole sempre di incoraggiamento. Per te Luana, chi è Gesù? Il creatore. Poi Denise, il tuo migliore amico. Sei sicura? Dai, mi sto chiamando io. Chiara, chi è Gesù per te? Chi è Gesù per te? Rispondiamo. Concetto. Chi è Gesù per te? Come? Ah, sto pensando. Ho capito, un bue. L'immagine del visibile Dio, dice Emanuele. La grazia. Tu, Rosalba, chi è Gesù per te? Questa gomma nauca. E dillo anche tu, secondo te, il tuo personale salvatore, per te, anche il tuo personale salvatore. Come va bene? Voi sapete che a volte ci sono persone che danno questa risposta. Se io dico, chi è Gesù per te? A volte lo diciamo a quelle che si battezzano, forse è l'emozione. Allora dicono, per me Gesù è tutto. Troppo facile, no? Troppo generico, Gesù è tutto. Troppo generico, Gesù è tutto. Il liberatore. Quindi, vedete, ognuno di noi diamo una risposta in base alla conoscenza che noi abbiamo di Gesù, in base all'esperienza, alla conoscenza personale che abbiamo fatto, all'esperienza, ma alla conoscenza anche della parola di Dio. Salvatore, chi è Gesù per te? Ci senti? Non ci senti? Non ci senti? Prendete con me Giovanni il capitolo 18. Giovanni 18, leggiamo dal verso 33. Gesù che si trova davanti a Pilato. Dal verso 33, Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse, sei tu il re dei giudei? E Gesù gli rispose, dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Aiaia, vedete? Gesù vuole rendersi conto di una cosa. Pilato a un certo punto gli chiede, sei tu il re dei giudei? Sei tu il re dei giudei? E Gesù come gli risponde? Lo dici tu o l'hai sentito dagli altri? Ora voglio farti una domanda stasera. Ognuno di noi abbiamo dato una risposta su chi è Gesù. Quindi io rivolgo questa domanda a voi stasera, voi che avete risposto alla domanda, Gesù è il mio personale salvatore, Gesù è il creatore, Gesù è il Signore, Gesù è il figlio di Dio, Gesù eccetera eccetera, giusto? Allora voglio farti io la domanda, la stessa domanda che ha fatto Gesù la faccio a te stasera, lo dici tu che è il tuo personale salvatore o perché l'hai sentito dagli altri?
come se Gesù stesse dicendo a Pilato: perché tu l'hai capito che io sono il re veramente della tua vita, o perché te lo stanno dicendo gli altri? L'hai sentito dagli altri? Io sono il tuo personale salvatore, perché tu l'hai sperimentato che io sono il tuo salvatore, o perché l'hai sentito dal pastore, o perché l'hai letto in qualche parte, o l'hai sentito da altri? Io sono il Signore, tu sei il Signore, tu sei il mio padre, diceva Laura, tu sei il mio creatore, tu sei il mio liberatore. Tutte buone risposte, però Gesù sta dicendo: ma io sono tuo padre, perché? Perché tu lo stai veramente, mi hai conosciuto come padre, o perché l'hai sentito dagli altri? Io sono il tuo creatore, perché? Dice, perché l'hai studiato a scuola, l'hai letto nella Bibbia, solo è stata una lettura, l'hai ascoltato nella comunità, oppure veramente hai capito che io sono il creatore? L'hai capita? Vedete? È una domanda molto profonda che Gesù fa, perché Gesù dove vuole arrivare? Qual è il punto dove Gesù vuole arrivare, secondo voi? Lo dici tu. Io sono la parola fatta carne, perché, dice Roberto? Perché l'hai letto nella Bibbia solo, o perché l'hai sperimentato, l'hai capito? Che io sono la parola fatta carne. Ci credi veramente che io sono la parola fatta carne, oppure è stata solo una lettura della Bibbia? Io sono il figlio, tu sei il figlio di Dio, ma il Signore dice: Pippo, ma il figlio di Dio, perché tu veramente mi hai sperimentato che sono il figlio di Dio, l'hai capito veramente, oppure perché l'hai sentito, l'hai letto da qualche parte? E quindi potrei a tutti quanti fare la stessa domanda. Ecco perché Gesù disse a Pilato: ma lo dici tu, o perché te l'hanno detto gli altri che sono il re? Io ti dico una cosa, se Pilato avesse capito veramente che Gesù era il re di Israele, il re mandato dal Padre sulla terra, non l'avrebbe condannato. Ma lui sapeva che Gesù era il re perché lo dicevano i sacerdoti, i giudei, quelli che lo accusarono. Lo sentiva dagli altri. Ma lui non aveva capito veramente che Gesù... Addirittura cosa fece scrivere Pilato sulla croce? Gesù il re dei giudei, in un modo sarcastico, ironico, per accontentare il popolo. Gesù il re dei giudei, ma lui l'aveva scritto, ma lui non aveva capito veramente che Gesù era il re veramente dei giudei, Gesù. Ma lui non l'aveva sperimentato, non l'aveva capito, non aveva avuto la rivelazione. La risposta di Gesù con Pilato ha lo scopo di dimostrare che la sua idea di regno differisce da quella di Pilato, perché Pilato aveva un'idea del regno sulla terra, politico, fatto sul potere. Infatti Gesù cosa disse a Pilato? Se voi leggete tutta la conversazione che aveva con lui, dice: se il mio regno fosse di questo mondo, gli angeli verrebbero ad aiutarmi, ma il mio regno non è di questo mondo, il mio regno è lì. Il regno a cui si riferiva Gesù non era un regno terreno, bensì un regno spirituale, nel cielo. Infatti nel verso 36 cosa dice Gesù a Pilato? Dice: Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Guardate di nuovo al verso 37. Allora Pilato gli disse: dunque sei tu il re? E Gesù rispose: tu lo dici. Gesù sta dicendo: certo che sono il re. Infatti cosa gli dice? Io sono nato per questo e sono venuto per questo, per essere il re. Ancora non l'hai capito, Pilato?
La Bibbia, sapete, è ricca di dichiarazioni, di affermazioni, di attributi per Gesù. La Bibbia dice che Gesù è il re dei re, il Signore dei signori. Nell'Apocalisse dice: quando Gesù tornerà sulla nuvola, sulla coscia di Gesù, ci sarà una scritta: il Signore dei signori è il re dei re. Alleluia. Le persone o credono o non credono, Gesù è sempre il re, è il Signore dei signori, il re dei re. Lo credono o non lo credono, Gesù rimane ed è stato, è e sarà il re dei re e il Signore dei signori per l'eternità. Alleluia. Gloria a Dio. Ora, quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita, no? Quando noi abbiamo incontrato Gesù nella nostra vita, l'abbiamo ricevuto, l'abbiamo accettato, l'abbiamo ricevuto. Come l'abbiamo ricevuto a Gesù? Come si riceve Gesù la prima volta? Come si riceve Gesù la prima volta? Quando noi abbiamo iniziato a conoscere Gesù, abbiamo conosciuto Gesù, l'abbiamo fatto entrare nel nostro cuore. Quando tu l'hai fatto entrare nel tuo cuore, come l'hai fatto entrare nel tuo cuore? Gesù. Che attributo gli hai dato a Gesù? Come è entrato Gesù? Con quale attributo Gesù è entrato nel tuo cuore? Non so se la domanda è chiara. 30 anni fa, quando io ho accettato Gesù, come l'ho fatto entrare Gesù? Come il mio personale salvatore. Perché si inizia così. La prima cosa che Gesù deve fare nella tua vita, quello che Gesù ha fatto nella mia vita, quello che Gesù deve fare nella vita di una persona, è che le persone lo possono conoscere come il personale salvatore. E cosa significa personale salvatore? Che tu devi fare l'esperienza che Gesù ti ha salvato, altrimenti non è il tuo personale salvatore. Se tu non sei sicuro che ti ha salvato, Gesù non è il tuo salvatore, è il salvatore generico, ma non è il tuo personale, perché non l'hai sperimentato. Chi può dire che Gesù è il mio salvatore? Quando ti rendi conto che veramente Gesù ti ha salvato, da che cosa? Perché deve essere il tuo personale salvatore Gesù? Da che cosa ti deve salvare? Perché Gesù è venuto? Da che cosa ti deve salvare? Perché lo devi conoscere come il personale salvatore? Cosa significa salvatore? Turi, salvatore significa, o Totò. Salvatore, cosa significa salvatore? Da che cosa mi deve salvare? Salvatore cosa significa? Significa che prima di conoscere Gesù, la mia vita, in quale maniera era la mia vita? Del diavolo. Quindi ero dove? Nel peccato. Vivevo nel peccato. Ero nelle mani, nelle grinfie del diavolo. Ero nella morte, nel giudizio. Stavo andando all'inferno. Ero morto nei falli e nei peccati. Dice la Bibbia che noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Eravamo sotto condanna. Eravamo perduti. Eravamo schiavi del peccato e del diavolo. Allora quando io lo sperimento Gesù nella mia vita come personale salvatore, cosa significa? Che se Gesù diventa il mio personale salvatore, significa che Gesù mi ha salvato da che cosa? Dalla morte eterna, dal giudizio, dal peccato, dal diavolo, dall'inferno. Quindi diventa il tuo personale. Quindi se Gesù ti ha liberato dall'inferno, lo hai sperimentato, dalla morte, dal peccato e dal diavolo, allora puoi dire che Gesù è il mio personale salvatore. Altrimenti è inutile che lo dici. È una formula e sarà una formula detta così. Gesù è il salvatore. Ma Gesù dice: ma io sono il tuo salvatore, perché lo dici tu che lo hai sperimentato nella tua vita o perché l'hai sentito dire dagli altri?
sono veramente il tuo personale salvatore, ti ho salvato io, mi hai permesso di salvarti, oppure ancora stai vivendo nel peccato? Perché se Gesù ti ha salvato, tu non sarai più la stessa persona. Perché lo Spirito Santo ti dà la certezza che Gesù ti ha salvato per grazia, per la sua misericordia. Lo sperimenti, è un'esperienza che fai con Gesù, non è una religione, non è una formula. Gesù è il mio salvatore, ma Gesù dice: io sono il tuo salvatore, il tuo personale. Quindi salvatore significa anche liberatore, perché quando Gesù ci salva, la parola salvezza, sapete cosa significa? Dall'ebraico significa salute, liberazione, guarigione mentale, spirituale e fisica. Quindi quando tu conosci Gesù come personale salvatore, ti renderai conto che Gesù ti ha liberato, ti ha salvato e ti ha guarito dalle tenebre, dal peccato, dall'inferno, dal giudizio e dalle mani, ti ha tirato fuori dalle mani del diavolo, dalla fossa, dal pandano del peccato, ti ha tirato fuori e ti ha salvato, e sei salvato per grazia. Allora ecco che Gesù è il tuo personale, lo puoi dire anche in mezzo all'assemblea: Gesù, tu sei il mio personale salvatore. Lo puoi dire a casa, lo puoi dire quando parli di Gesù agli altri. E quindi quando tu parli di Gesù agli altri, cosa gli dici? Gesù è il mio personale, mi ha salvato. E da che cosa? Dal peccato, dalla morte, dall'inferno, dal giudizio, dalla condanna. Perché lo hai sperimentato, non perché l'hai sentito dagli altri, non perché l'hai letto sul libro, sulla Bibbia solamente. Lo hai sperimentato. Perché quello che è scritto qui, lo hai sperimentato, quello che è scritto qui è entrato nel tuo cuore. Allora noi iniziamo a conoscere Gesù come il mio Salvatore, il mio Redentore, il mio Liberatore. Vi ricordate quando Maria, quando Gesù uscì dalla tomba dopo 3 giorni, andò al sepolcro Maria? Vi ricordate questo passaggio nella scrittura, l'avete letto? Quando Pietro con i discepoli andarono a vedere il sepolcro, era vuoto, e c'era anche Maria Maddalena. A un certo punto Maria piangeva perché non era lì nel sepolcro, e diceva: dove l'hanno messo? E poi vide un ortolano che era Gesù, e lei non l'aveva riconosciuta. E cosa disse Maria? Dove hanno portato il mio, no Salvatore, il mio Maestro, il mio Signore? L'aveva fatto suo, non era solamente Gesù il Maestro, il Signore, no, era il suo personale. Quindi quando tu conosci Gesù, Gesù non è solo Dio, ma diventa il tuo Dio, il tuo creatore, il tuo maestro, il tuo salvatore. Non è solo Dio. Tu puoi dire: è il mio Dio, il mio pastore. Cosa disse Davide nel Salmo 23, cosa dice? L'Eterno è il pastore. Il mio pastore! Perché l'aveva sperimentato, non perché l'aveva sentito dagli altri Davide, perché veramente aveva sperimentato che Gesù era il suo pastore. E nulla mi mancherà, aggiunse. Aveva capito veramente. Io mi ricordo una volta la storia di due persone che si presentarono in un teatro, e in questo teatro dovevano recitare il Salmo 23: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti paschi,
mi guida lungo le acque quiete, eccetera, eccetera. E allora si fece avanti il primo e cominciò a dire: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Tutto il Salmo 23. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque calme. Certo, bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Io abiterò nella casa del Signore per tutti i giorni. E tutta la gente, quando sentì questo Salmo, applaudirono. Bravo! Bravo, bis! Era stato bravo a recitare il Salmo 23. Il secondo si presentò e disse: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. E così via, fino alla fine. Tutta l'assemblea si mise a piangere. E così si meravigliavano, parlavano tra di loro, dicevano: ma perché questa commozione? Perché tutti a piangere? E poi si alzò una persona che era molto esperta, preparata, aveva capito il motivo. Disse: scusate amici, ve lo dico io il motivo. Il primo lo ha recitato a memoria, il secondo lo conosce personalmente. Allora noi cominciamo a conoscere Gesù come il Salvatore. E una volta che tu sai che Gesù ti ha salvato dalla morte, dall'inferno, e lo Spirito Santo ti dà questa certezza, tu credi nella parola di Dio, nelle promesse che Gesù ha detto: se tu credi, passi dalla morte alla vita. Non dice passerai. Da quel momento in poi dice: tu credi? Dice: è passato. Chi crede in me? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Chi crede in me è passato dalla morte alla vita. Quindi tu già sai che Gesù ti ha fatto passare dalla morte spirituale eterna a una nuova vita che è in Cristo Gesù. Lo sai dentro, perché lo Spirito Santo te lo dice, te lo attesta. E te lo attesta anche Lui nella sua parola. E tu sei sicura, hai una certezza. E su questo non ci saranno mai dubbi sulla certezza della salvezza. Io non ho avuto mai dubbi sulla salvezza. Abbiamo parlato dei dubbi, quando vengono i dubbi l'altra volta. Ma i dubbi a volte vengono, forse, quando noi preghiamo per qualche cosa e la risposta non viene e cominciamo a pensare perché su quello. Ma sulla certezza io non ho avuto mai dubbi a 30 anni che Gesù è il mio Salvatore. Mi ha salvato. Ha avuto pietà di me. E potrei aggiungere: Gesù è il mio pastore, perché Lui ha provveduto sempre per me, si è preso cura di me, della mia casa e della mia famiglia. È il mio. Quando tu lo sperimenti, allora puoi dire: tu sei il mio pastore, Signore. Sei il pastore della mia casa, ma sei il mio pastore, Signore. Perché l'ho sperimentato, non è solo perché me l'hanno detto gli altri. L'ho vissuto, ho fatto l'esperienza perché ero nel bisogno, ho pregato e tu mi hai risposto e tu hai provveduto per me, Signore. Lo sperimenti. Amen. Allora, questo è il primo livello. Poi Gesù ti porta a un altro livello più alto. Quindi Gesù non può rimanere solo il tuo Salvatore. Perché tu dici: oh bello, che bello, Gesù mi ha salvato. Ah! Prima appartenevo al diavolo, adesso appartengo a Dio. Sono stato salvato dall'inferno, dalla morte. E Gesù dice: adesso io voglio essere il tuo personale Signore. Quando Gesù diventa il tuo Salvatore, il mio Salvatore, egli deve essere il tuo Signore. E cosa significa che Gesù è il mio Signore? Al tempo di Gesù, al tempo dei Romani, sapete, esistevano famiglie dove avevano dei servi che servivano il loro padrone. Erano gente altolocate, gente per bene, sapete, al tempo di Gesù, ai tempi dei Romani, c'erano persone chiamate, che erano servi, schiavi, servi, e lì, mentre da una parte i servi venivano usati
con i gladiatori, venivano usati per scopi di divertimento nell'arena, nei circoli, per essere mangiati dai leoni o per altre cose, in cui i romani si divertivano, anche i greci e altre di altre culture, c'erano schiavi, c'erano persone che venivano selezionate per servire persone di fiducia, che venivano messi a casa di famiglie per bene, e loro dovevano servire il loro padrone, il signore di quella casa. Loro erano servi e loro dovevano servire, e quei servi non dovevano sapere niente di quello che faceva il padrone. Questa è storia. Infatti Gesù lo conferma quando dice in Giovanni capitolo 15: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il... Perché? Perché anche in quell'epoca, in quel tempo, il servo non doveva sapere niente di quello che faceva. Doveva solo fare pulizia, doveva servire, doveva fare commissione, doveva fare tante cose, tanti, tanti servizi, ma non era proibito di sapere quello che il padrone, quello che era il suo programma, i suoi progetti, i suoi propositi. Non poteva, era proibito ai servi. O di parlare, eccetera. Dovevano solo svolgere dei servizi a casa. Ma l'apostolo Paolo cosa dice quando inizia con le sue lettere? Cosa dice l'apostolo Paolo ai Corinzi, ai Galati? Paolo, apostolo di Gesù Cristo, servo di Dio. Paolo era un servo di Cristo Gesù. Quando Gesù diceva che non sarebbero stati chiamati più servi, ma amici, si sta parlando di quel tipo di servi. Ma noi rimaniamo sempre servi di Gesù. Ora, perché Gesù diventa il Signore? Se Lui diventa il Signore della tua vita, se Gesù è il Signore della tua vita, se Gesù è il Signore mio personale della mia vita, tu cosa sei? Un? Pippo, se Gesù diventa il Signore della tua vita, della mia vita, se io ho capito, ho sperimentato che Lui è il Signore, il padrone della mia vita, cosa faccio io? Ho un cuore di servo, lo servo. Quindi divento un suo servo, non schiavo nel senso negativo, servo, cioè sarà naturale servirlo. E noi possiamo servirlo in maniere diverse, facendo le pulizie. Lo serviamo quando noi andiamo fuori a evangelizzare, con la scuola domenicale, lo serviamo con la regia, lo serviamo predicando la parola di Dio, pregando per le persone, facendo visita, incoraggiando gli altri. Noi siamo dei servi, perché Lui è il Signore della mia vita. E Lui deve diventare il padrone di ogni area della mia vita. Ora, se tu dici Gesù è il... Chi ha detto che Gesù è il Signore? Quindi se Gesù è il tuo Signore personale, se Gesù veramente è diventato, ho capito che Gesù è il mio Signore, il Signore di che cosa della mia vita? Di qualche cosa o di tutta la mia vita? O di ogni area della mia vita? Della mia casa, della mia famiglia, del mio tempo, delle mie forze. Gesù è il Signore. E Gesù dice: ma cosa dici tu che io sia? E tu dici: Gesù, tu sei il Signore. Sono il Signore veramente della tua vita. E quindi se io sono il Signore, tu dovresti essere una serva mia, dice, un servo. Perché se tu non sei un servo di Gesù, se tu non stai servendo a niente, a nessuno, Gesù non è il Signore della tua vita. Ma quando noi cominciamo a servire gli altri, quindi quando noi diciamo io sto servendo Gesù, ma noi lo facciamo con gli altri, a chi stiamo servendo? A Gesù, ma ai fratelli, stiamo servendo gli altri. Quando io ho un cuore di servo, sto servendo Gesù. Ecco perché Gesù ci chiama a servirlo. E se ieri siamo andati fuori,
cosa siamo andati a fare fuori? Si può dire anche questo, noi siamo andati fuori perché Gesù ci ha chiamati a servirlo. Gesù ha detto io ho bisogno di voi, io mi devo servire di voi, ho bisogno di voi che voi andiate a Catania e portate la mia parola. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ubbidito, con amore ci siamo andati. E quindi per noi è un privilegio essere un servo di Gesù, perché prima eravamo servi di chi? Del diavolo. Chi servivamo prima? Il peccato. È meglio servire il peccato, il diavolo, o servire Gesù? Dobbiamo servire Gesù, perché se io prima servivo il peccato, il diavolo e il male, e i miei soldi appartenevano al diavolo, il mio cuore apparteneva al diavolo, e i soldi li spendevo a donne, a sigarette, a droga, a totocalcio e in lotto, quindi il diavolo è il padrone dei miei soldi. Quando io mi converto, il padrone, il signore dei miei soldi, del mio denaro è Gesù. Se il mio cuore e i miei occhi guardavano cose schifose alla televisione e in altre parti, adesso i miei occhi appartengono a Gesù. Gesù è il signore dei miei occhi. È giusto, Manuel? Gesù è il padrone dei miei occhi. E quando noi guardiamo il televisore, dobbiamo stare attenti a quelle che noi guardiamo. Perché prima i miei occhi appartenevano al diavolo, il diavolo faceva vedere cose schifose che appartenevano a lui. I miei occhi servivano il diavolo. Ma quando mi sono convertito adesso, i miei occhi appartengono a Gesù, e quando io guardo il televisore c'è una schifezza o ci sono donne nude, noi cambiamo canale, perché dico Emanuele, i miei occhi appartengono a Gesù adesso. Quando noi camminiamo per strada e ci sono donne nude, se prima eravamo schiavi a guardare le persone nude, sensuali e provocanti, da questo momento in poi che sono diventato un cristiano, un discepolo, Gesù è il Signore della mia vita e dei miei occhi. Io non guarderò più le persone provocanti, non mi interessa, perché i miei occhi appartengono a Gesù. E con i miei occhi voglio vedere come Gesù vede gli altri. Non li voglio vedere più con gli occhi del diavolo, io voglio vedere le persone con gli occhi di Dio, alleluia. E se tu vai su internet e cominci a vedere figure schifose, provocanti, di donne nude o di uomini nudi, tu cosa fai? Se Gesù è il Signore della tua vita, tu subito, nel nome di Gesù, perché ora ti appaiono, anche se tu fai su un sito cristiano, addirittura, all'improvviso ti appaiono queste cose, ma nel nome di Gesù, vai via, i miei occhi appartengono a Gesù. Gesù è il Signore della tua vita, veramente? O perché l'hai sentito dagli altri? O perché tu l'hai sperimentato? O perché tu lo sperimenti veramente? Se Gesù è il Signore della tua vita, tu sai come ti devi vestire. Gesù è il Signore della mia vita anche come mi vesto. Perché se tu sei una cristiana, se tu sei un cristiano e ti vesti provocante e sensuale per farti vedere dagli altri, per attirare l'attenzione dagli altri, Gesù non è il Signore della tua vita, è il diavolo. Allora anche come noi ci vestiamo, noi diciamo Gesù, tu sei il padrone anche come io mi vesto, dei miei occhi, tu sei il padrone delle mie mani, del mio cuore, tu sei il padrone, Signore, della mia bocca, dei miei piedi. Tu sei il padrone della casa, del mio tempio. Se Gesù è il Signore della tua vita, tu non avrai più niente a che fare con l'alcol, altrimenti il Signore della tua vita è l'alcol, non è Gesù, o la sigaretta. O no? Gesù è il Signore della tua vita in ogni area della tua vita, in ogni parte della tua vita. Gesù è il Signore. Quindi Gesù inizia ad essere il tuo Salvatore, poi diventa il tuo Signore. Quindi possiamo dire Gesù è il mio pastore, Gesù è il mio dottore, Gesù è il mio liberatore,
io sono un suo servo, Signore, sono, mi hai salvato per servirti. Prima servivo il nemico, adesso servo te, Signore. Alleluia! Non è meraviglioso, non è una bella notizia questa? Ti prude l'orecchio? Non è una buona notizia, sto parlando io. Se ti prude l'orecchio. Sto parlando io. Bene. Ma Gesù dice, non è finita qui. Io sono il tuo personale salvatore. Sono il tuo Signore, ma non basta questo, dice Gesù. Io voglio essere ancora qualcun altro per te. Io voglio essere il re. Se io facessi questa domanda a voi stasera, Gesù è il re della tua vita? E cosa significa che Gesù è il re della mia vita? Perché noi cresciamo di livello a livello, di valore in valore. Gesù è il mio salvatore, mi ha salvato. Poi è il mio Signore, adesso lo servo. E non basta. Gesù dice, io sono anche il re. E noi siamo i suoi sudditi. O no? Se c'è un re, vuol dire che c'è un regno. Gesù ha detto, il regno di Dio è in mezzo a voi. Gesù è il re, vuol dire che lui ha un regno. Gesù ha detto, il mio regno non è di questo mondo. Però Gesù ha detto anche, il regno mio è dentro di voi, è in mezzo a voi. Quindi se c'è un regno, c'è un re. E se c'è un re, ci sono dei sudditi. Quindi noi non siamo solo persone che servono, ma noi abbiamo qualcuno anche, ascoltate bene, che ci comanda. Ti voglio dire una cosa stasera. Gesù, se è il re della tua vita, ti lasci comandare da lui a volte. Cosa significa comandare? Gesù, quando parla di comando o di comandamenti, Gesù non ha il gusto di comandare. Gesù non è capriccioso nel comandare. Gesù non è un tiranno, non è un dittatore, come purtroppo alcuni comandano perché amano la dittatura, amano essere dei tiranni, amano il potere. No, no, questo non è l'atteggiamento di Gesù. Alla base dei comandi di Gesù nella tua vita e nella mia vita c'è l'amore, c'è l'umiltà. Gesù, quando ci ordina qualche cosa, alla base c'è sempre l'amore, l'umiltà, il suo amore, le sue compassioni, la sua misericordia, la sua santità per te e per me. Gesù ti vuole portare a un livello più in alto e sta dicendo, ma io, ok, per qualcuno forse Gesù è il tuo salvatore, per qualcun altro è non solo il tuo salvatore, è il tuo Signore. Però Gesù dice, io sono il re, la maestà della tua vita. Se Gesù è il re della tua vita, cosa fa un suddito quando si trova davanti a un re? Eh? Un suddito, quando si trova davanti al re, cosa fa? Sì? Ah. Secondo voi, perché io mi prostro? Per farmi vedere da voi? Perché io mi prostro a casa, da solo, nella cameretta, quando nessuno mi vede? Perché riconosco che Gesù è il re della mia vita. Io mi prostro davanti al re. Io mi inchino davanti al re. Mi prostro. Mi inginocchio. Avete visto il film quando una persona va in udienza, va davanti al re? Qual è l'atteggiamento? Quando arriva un suddito davanti al re, ha un santo timore, una santa riverenza, e cosa fa? Si prostrano davanti al re. Quello è un atteggiamento di riverenza, di rispetto, di timore. È come se loro, quando si inginocchiano, come se loro dicessero, dimmi quello che tu vuoi che io faccia, che io lo faccio. Sono qui ai tuoi ordini.
Se Gesù è il re, se Gesù ancora non è il tuo re personale, Gesù vuole portarti a questo livello, che lui possa diventare veramente il re della tua vita. Sapete perché? Perché perché è il re della tua vita? Sapete, più vado avanti e più la preghiera con Dio cambia con me. E Dio mi sta portando a un livello sempre più in alto. E ci sono momenti quando io vado davanti al Signore, sapete, e sapete cosa gli dico? Noi abbiamo l'abitudine di chiedere sempre a Dio, è vero? Abbiamo l'abitudine sempre di dire qualche cosa, di chiedere, di volere qualche cosa, sì o no? Ma se Gesù è il re della tua vita, della mia vita, sapete, ci sono dei momenti quando io vado davanti a Gesù e gli dico: Gesù, questo nuovo giorno che tu mi hai donato, cosa vuoi che io ti faccia? Se Gesù è il re della tua vita, Gesù, sono qui, c'è qualche cosa che rallegri il tuo cuore oggi? Cosa io posso fare io per te? Tante volte chiedo io, ma adesso posso dire a te: cosa vuoi che io faccia per te, Gesù, che sei il re? Ordine, vuoi tu qualche cosa, Signore, che tu vuoi da me, che io faccio? E mi prosto davanti a Lui, alleluia. E Gesù mi parla e comincia a dire, perché noi a volte pensiamo che un ordine può essere: adesso Dio ti dirà, vendi la casa, lascia tutto il lavoro e vai in Africa e vai a fare il missionario. No, non è necessariamente che Gesù ti può chiedere questo. Se Gesù è il re della mia vita, è la maestà della mia vita. Sapete, a volte la nostra comunione con Dio, sapete com'è? È una comunione in cui noi gli diciamo a Gesù quello che deve fare. È il contrario, è vero, Emanuele? Cioè, noi dovremmo presentarci con un atteggiamento di riverenza, di disposizione per Lui, e noi gli diciamo a Lui quello che deve fare per noi. Piuttosto che è Lui che ci deve dire a noi cosa dobbiamo fare. È vero o non è vero? Vi è successo? A me mi è successo qualche volta. E poi mi sono, come dire, ripreso, ho detto: ma cosa sto dicendo? Come mi permetto io, Signore, a dire quello che tu devi fare? Tu mi devi dire cosa io devo fare per te, Signore. Certo, io posso chiedere il tuo aiuto, posso chiedere la tua guida, ma Signore, cosa vuoi tu da me? Cosa posso fare per te? E lo Spirito Santo dice: manda questi messaggi, telefona, vai a fare una visita alla moglie di Maugeri, vai da Sachin. Aiuta tua moglie, abbraccia tuo figlio. A volte sono semplici atti, azioni, così, ma di grande valore davanti a Dio. Alleluia. Fai una visita, prega per questa persona. Ora, se Gesù è il re della tua vita, Lui, se voi notate, Gesù quando era presente sulla terra, Gesù non solo chiedeva ai discepoli, non vi distraete, non solo chiedeva ai discepoli di fare qualche cosa o di andare in qualche posto o di stare lì o di prendere questo o di prendere un'altra cosa. Gesù, c'erano delle circostanze nelle quali sta scritto, noi lo leggiamo, che comandava i discepoli. E il comando di Gesù, abbiamo detto, non è un comando di autorità, di superbia, di orgoglio, di potere. Il comando di Gesù è un comando
da un servo, da un cuore umile, di un re che ha dato l'esempio come servo. Gesù dice: voi mi chiamate maestro e fate bene, ma Gesù aveva lavato i piedi ai discepoli. Gesù ha un cuore di servo. Gesù è il re, ma il suo atteggiamento ha un atteggiamento di servo, umile, mansueto. Non di potere, non qua comando io e dovete fare quelle che io vi dico. Gesù non ha mai detto una cosa del genere, però Gesù a volte diceva: vai a prendere questo, prende questa barca, vai a prendere, apparecchiatemi la cena nell'altro solaio. Gesù comandava, ordinava, perché i discepoli, ti dico una cosa, avevano capito piano piano in 3 anni che Gesù non era solo il Salvatore, che Gesù non era solo un maestro, un profeta, che Gesù non era solo il Signore della loro vita, ma Gesù era il Re. Gesù era il re della loro vita, personalmente. Ecco perché ubbidivano a Gesù. Perché hanno capito che lui era il re, quindi il re chiede, è sovrano, comanda. Alleluia, amen. Andiamo alla conclusione. Leggiamo Atti capitolo 1, verso 2. Capitolo 1 degli Atti, leggiamo dal primo verso. Io ho fatto il primo trattato, Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare, ad insegnare, fino al giorno in cui fu accolto in cielo, dopo aver dato dei consigli per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Così sta scritto. Dopo aver dato dei consigli. Cosa dice? Dopo aver dato dei comandamenti. Gesù non ha consigliato, non ha detto: vabbè, non ti preoccupare, se non lo sentite non lo fate, se lo senti non lo senti, non ti sentire obbligato. Noi a volte diciamo questa frase, no? Dio non obbliga nessuno, Dio non forza nessuno. È vero, Dio non obbliga, perché Dio non, significa che Dio non ci prende con la forza, però Dio ti può comandare in quel momento di fare una cosa. Perché ti dico una cosa, quando Gesù ci comanda di fare una cosa, dietro al comando che Gesù mi sta rivolgendo a me e a te, è nascosta la sua benedizione. Gesù comandò, diede dei comandamenti, non disse che, non sta scritto che Gesù diede dei consigli. E la Bibbia dice anche che lui comandò che non si partissero da Gerusalemme, ma che rimanessero in Gerusalemme perché dovevano ricevere lo Spirito Santo. Gesù non consigliò ai discepoli di stare a Gerusalemme. La Bibbia dice che Gesù comandò, loro dovevano rimanere. Era importante, io vi ordino, rimanete lì. Certo, Gesù non si presentò a loro dicendo: comando io ve lo ordino, io sono il comandante, perciò rimanete lì a Gerusalemme. No, Gesù con amore, come un padre, disse con la giusta autorità che viene da Dio. No, come si dice, autoritario, come certi genitori che sono autoritari. Gesù non è autoritario, quello è dal diavolo essere autoritari. Ma la giusta autorità che viene da Dio è un'autorità alla cui base c'è l'amore, c'è l'umiltà. E Gesù non disse ai discepoli: ve lo comando io perché io sono il vostro capo, perciò voi dovete fare quello che vi dico. No, Gesù disse: rimanete a Gerusalemme, eh? Immaginate la scena, va bene? Perché faranno molti giorni e riceverete lo Spirito Santo. Era una parola di autorità, non era un consiglio che Gesù stava dando. E loro cosa fecero? Ma perché mi vuoi obbligare, Gesù?
Ma così tu, Cacomanni. Sapete, questi, quando è stato l'altro giorno, ho parlato con i bambini. Ho rimproverato con amore i bambini. Perché le monitrici, le maestre, le monitrici, sono venute a me e mi hanno detto, sai, Pastor Antonio, sorella Linda, c'è qualche bambino che risponde male alle maestre. Ho detto, come? E cosa vi dice? Cosa vi dicono? Dicono, ci dicono alle maestre, sapete, alcuni bambini, sapete cosa dicono alle maestre, a quelle che collaborano con le maestre? Ma tu così, amico mani, un bambino di 4, 5 anni, 6 anni, tu dici così a una maestra nella scuola domenicale. E dove l'hai sentita questa parola? Ma tu così? Fuori, forse. L'hai sentito in altre parti. Allora ho chiamato tutti i bambini. Ho detto, bambini, non vi permetto di dire a quelle che aiutano le maestre o a una maestra di dire una cosa del genere. Perché queste persone sono messe, ho detto qua, perché Dio li ha messi, le abbiamo messi noi, con Dio, l'abbiamo messi noi, per voi, per aiutarvi, per farvi crescere, e voi dovete ascoltare quelle che loro vi dicono. E se loro vi dicono una cosa, voi dovete ubbidire. Perché se voi non ubbidite, ho detto, e io so qualche cosa, di là vi faccio spostare e vi faccio venire a sedere vicino ai vostri genitori. C'era Luana, ho chiamato Luana, c'era Stefania, c'erano altri con me. Vedete che atteggiamento c'è nella società a volte. E l'ho richiamata a tutti, non mi sono riferito in particolare a qualcuno, a tutti. Ho detto, io lo dirò a tutti. Ora, ho detto, la prossima volta, quelli che non erano presenti, io lo dirò anche a quelli che non sono stati presenti, io dirò la stessa cosa. Questa è mancanza di rispetto. Che significa? Ma tu così? Sono persone stabilite da Dio che sono lì vicino a voi per aiutarvi, quindi non loro devono fare quelle che i bambini dicono, ma i bambini devono fare quelle che le maestre dicono di fare. Non deve finire al contrario, come a volte nelle case, sapete, ci sono famiglie nelle case dove i bambini comandano e i genitori ci fanno fare tutto quelle che il bambino vuole. Se il bambino è capriccioso, il bambino piange, il bambino vuole andare là, vuole andare qua, vuole toccare qua, ci fanno fare tutto, tocca qua, tocca là, vai qua, vai da. Io vedo scene, cose, dico, ma Dio, come verrà questo bambino quando sarà grande? Sarà viziato, comanderà lui. Se già comanda a 4, 5 anni, a 3 anni, quelle che è. Pensate quando lui avrà 15 anni, 18 anni, lui dirà ai genitori quelle che vuole, tu mi devi comprare il motorino, tu mi devi comprare la macchina, loro comanderanno a casa, perché da bambino sono stati cresciuti così. Quindi io vi dico una cosa, non lasciate che i vostri piccoli bambini comandino su di voi. Voi dovete dire ai vostri figli dove devono andare, cosa devono fare. Voi siete l'autorità che Dio ha messo nella vostra famiglia. Non devono comandare i figli. E quando parliamo di comando non significa qua comando io e tu devi fare quello che ti dico io. Questo non è l'atteggiamento che Dio vuole. L'autorità di Dio non è questo. Amen. Perché vi dico una cosa, quando noi siamo sottomessi alla maestà, c'è la benedizione di Dio. Quando noi ci abbassiamo davanti alla maestà, c'è la benedizione del Signore per noi. È così. Matteo 8,18.
Ora Gesù, vedendo intorno a sé grande folle, comandò che passasse dell'altra. Cosa disse ai discepoli Gesù? Pietro, per fuori, fallo per me. Giovanni, Matteo, una cortesia, mi chiedo. Andate, andate dall'altra parte. Immagino la scena di Gesù con i discepoli. Allora, io sto andando a pregare sul monte, voi andate di là, aspettatemi. Che cos'è questo? Un comando. Qua non sta scritto che Gesù consigliò di andare nell'altra riva. E cosa fecero i discepoli? Obbedirono, andarono. E poi loro si trovarono nella barca con la tempesta. E Gesù andò a loro incontro e acquietò la tempesta. Però Gesù comandò. Quindi se Gesù è il re della tua vita, Gesù ti può comandare. Voglio dirti una cosa. Dio a Israele ha dato dei comandamenti. Erano degli ordini, era un decreto. Quindi gli israeliti dovevano ubbidire per il loro bene. Gesù non... La stessa cosa nel Nuovo Testamento, Gesù cosa dice? Io vi do un nuovo comandamento. Amatevi. Quindi amare l'altro non è facoltativo, è un... Ma non un comandamento per dovere. Tu sai che in quel comandamento c'è l'amore di Gesù, c'è la benedizione. Tu sai che è giusto quello che lui sta dicendo, è perfetto. E tu lo fai con gioia. Tu ami... Perché sai che quello che lui ti sta dicendo di fare, lo dice per il nostro bene, per la nostra benedizione, per la nostra crescita. Non lo dice perché lui è capriccioso, prende a gusto nel comandarti. Non è perché lui viene e dice qua comando io e quindi io ti dico che tu devi amare l'altro. No, io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni agli altri. Quando Gesù dice di perdonare, perché Gesù dice perdonate e sarete perdonati? Sapete che perdonare non è facoltativo, non è un consiglio che Gesù ti sta dando, è un ordine. Per il nostro bene, perché se noi non perdoniamo, noi non abbiamo pace, noi viviamo nella paura, nell'ansia. Se noi non ubbidiamo alla parola di Gesù di perdonare gli altri le offese che ogni giorno, non solo quelle del passato, subiamo ogni giorno e non siamo pronti a perdonare col cuore, ma noi rimaniamo con i rancori, con i risentimenti, invece di ubbidire e di ascoltare quello che Gesù ci sta dicendo e di dire ok, va bene, ok, io ti amo, pregherò per te, Dio ti benedica. Noi non ubbidiamo a volte perché pensiamo che Dio non obbliga nessuno, perché Dio non forza. Certo che Dio non obbliga, però Gesù ti sta dicendo: è un ordine che ti sto dando, per te, non per me, per il tuo bene. Perdona e io perdonerò a te. Se tu perdoni, avrai la mia pace. Se tu perdoni, avrai la mia gioia. Se tu perdoni, sentirai la mia presenza. Ma se tu non perdoni, dice Dio, e quindi non ubbidisci a questo comandamento, tu vivrai di paura, di insicurezza, di confusione, di ansia, di preoccupazione, di nervosismo. Perché? Perché tu non mi stai ubbidendo. E a volte invece di ubbidire a Gesù, a chi ubbidiamo? A noi, al nostro cuore, ai nostri pensieri, al diavolo. E quando noi non perdoniamo, quando invece di ubbidire a Gesù, ubbidiamo al diavolo, ubbidiamo ai nostri pensieri carnali, il diavolo... Ah, bravo, così devi fare, tu ce la devi fare pagare, non è giusto. Ah. Ora perdonare non significa che tu ci devi stare per forza vicino, perdonare non significa che tu devi stare 24 ore su 24 ore con la persona. La cosa più importante è che nel tuo cuore non ci sia rancore e sentimenti, che tu preghi, perché se veramente nel tuo cuore hai perdonato,
non necessariamente tu devi stare, devi andare sempre da quella persona, però puoi dire: Signore, tu lo sai che ho perdonato e te lo dimostro, prego per questa persona, la prego e dico: Signore, benedicila, Signore, dagli tanto amore, tanta gioia, io gli auguro, Signore, che tu gli dia tanta felicità, tanta gioia, tanto amore. Se tu fai questa preghiera per questa persona, vuol dire che veramente hai perdonato, altrimenti nel tuo cuore non c'è perdono. Gesù è la maestà. Amen.